Salvini isolato, un Salvini che non ha toccato No, dai, palla in questa ragazzi, manovra. la vostra descrizione è certamente No, su, no, surreale. è sui giornali, non è la mia. Esatto, surreale. È una descrizione surreale? Sì, siamo soddisfatti ed è oggettivamente un lavoro importante in relazione al contesto. Un asse Meloni-Giorgetti costruito sulla prudenza e un Salvini che voleva osare di più, isolato. Chi era presente martedì mattina a Palazzo Chigi scatta questa istantanea del momento politico. Tutti soddisfatti della manovra a parole, ma tutti pronti a presentare emendamenti in E noi Parlamento. faremo anche noi moderati le nostre proposte. Noi crediamo che non bisogna disperdere risorse, ma bisogna concentrarci, cioè fare quota 103 perché riguardi, che riguarda È solo una bandierina, che diciamo. riguarda 40.000 persone, altrimenti il Parlamento a cosa serve? Non avete toccato palla in questa manovra? Come non abbiamo toccato palla? C'è C'è già il chi vuole giocatore. modificare quota 103 perché riguarda una platea molto esigua. Poi arriverà in Parlamento e si faranno i cambi del È caso. vero che siete molto insoddisfatti per la manovra e che c'è un Salvini irritato? Ma guardi, in realtà è esattamente il contrario di quanto dice lei. C'è invece grande soddisfazione. Certo, aver avuto più risorse sarebbe stato meglio. Come mai ha partecipato alla conferenza stampa? Un fatto irrituale? Talmente tanto soddisfatto che ha voluto esserci proprio mettendoci la faccia. Pare che ci sia insoddisfazione di Silvio Berlusconi per la manovra. No, no, E, dai. ma gli è arrivato il testo? Silvio Berlusconi? Non è arrivato nemmeno a noi il testo, quindi Ma avete sì. messo solo bandierine, nulla di concreto? Abbiamo iniziato a virare il timone. Da quando inizia a virarlo, a quando la nave si gira, ci vuole un po' di tempo. Noi Non è che abbiamo poi iniziato a si prende dare. un iceberg usando questa metafora. L'iceberg l'abbiamo già preso, è stato il Perché caro qualcuno gas. dice. È La stato... manovra l'abbiamo fatta insieme, ogni cosa è stata pienamente condivisa. Silvio Berlusconi ha molti dubbi sulla modifica del reddito di cittadinanza. Avrebbe detto: noi siamo quelli che diamo i soldi, non che li Ma togliamo. abbiamo fatto le riunioni di maggioranza e non c'è mai stato nessun tipo di frizione. Avete una visione per Certo. controbattere a Bonomi che dice che non ce l'avete? L'opinione di Bonomi vale l'opinione di Bonomi, no? Gli industriali sono molto soddisfatti, invece. La visione c'è, alcuni la discontinuità Secondo anche. lei Salvini li guarda i sondaggi al momento? Tutti guardiamo i sondaggi. Continuate a sperare che il centrodestra litighi. No, non si litiga. Lavoriamo bene insieme per l'Italia. Ciao. Li avete visti? Siete scesi dopo il terzo polo a 7,6%. I sondaggi li guardiamo fra 5 anni. Ho visto dei sondaggi diversi, ne ho visto alcuni che ci danno sopra il 10, altri che ci danno sotto il 7, quindi semplicemente non guardo i sondaggi. Senta, ma Salvini è nervoso in questo È periodo o... serenissimo. Grazie.